dai, un po' di meno saranno. Sì, speriamo di beccare le cose che ci servono. Che la gente non rompi il cazzo. Allora, tu devi partire sempre da offerte basse, come al solito. Poi, se nessuno fa nessun'altra offerta, tieni quella. Se la fanno, allora aumenti. Anche se non mi ricordo bene come funziona, quindi. Ok, questo ci serve. Quindi devi. Boh. Fai un'offerta di. Ok, il prezzo di partenza è 60. Boh, offri 60. Tanto quando siamo su eBay, quindi. Tendenzialmente vinci. Ok, devi. Non mi fa fare nulla. Cioè, Sì. io continuo a premere 60. Devi fare tipo. Ah, lì devi caricare la barra, sennò. Cioè devi caricare. Premi A finché non si carica tutta la Vai, andare a barra. cagare, da. Sì, vabbè, cioè, fatemi un minimo, cioè. Lì ti fa vedere il tempo che rimane. Sì, vabbè, è la Madonna. Di offrire un po' di più se vuoi vincere. Uro. Siamo. Ok. Offri tipo 100. No. 130, dai, 130. Ah, vedi, sono tutti storditi. Così puoi aumentare. Tieniti pronto. Tipo a poco dalla fine, ma non fare l'offerta. Perché Infatti. sono ancora storditi da questa offerta enorme qua. Dai, ma quanto ci vuole ancora fare? Boh, abbiamo vinto. Ma vaffanculo, porco Adesso Dio! sei deciso idiota col nasone. 21 secondi manca. Aumenta di rilancio, no, di 200 no, rilancia 155, dai, va bene. Storditi. Sono No, storditi o non no? credo. Sì. Ah, no. Ma quanto tempo ci vuole? Cioè, ma veramente, veramente assurda sta asta, cioè. Ma vaffanculo, porco Dio! 9 secondi. No. Mi spiace, ma. Abbiamo rischiato. 200. Siamo ricchissimi, signori. Ok, abbiamo vinto. Già fermo me proprio. Mamma mia, sono proprio contento, guarda, cioè. Ma voi che cazzo se ne fanno sti gattoni sti qua? Ma infatti sì, è quello che mi sono chiesto quando giochiamo all'HD. Chissà, ma cosa volete Ma voi? cosa me ne fate di sta roba? Perché Cioè. ci sono delle cose che potrebbero servirgli poi dopo, ma la mappa del tesoro, ma che cazzo te ne Porco fai? Dio, cioè, Cioè. voi rompere i coglioni e basta sto gioco di merda. Vabbè, esci, va, Ah. rientra. Beh, sono dei panzoni, in effetti, quello è vero. È verissimo. Sì. Ma quindi questa l'hai presa, che mappa era? Non l'ho visto. Sì, poi la vediamo dopo, al massimo. E la mappa. O 18-38, una delle due, non so. Per fortuna che c'è ancora solo due cose da prendere, sta del cazzo. Il frammento di cuore l'hai preso, eh? Sì, eccolo qua il frammento. Ok, allora, questo mi sa che pagheremo un po' più di 200, credo. Parte già da 80. Boh, probabilmente non offrire nulla. Portati solo avanti. Ribadisco, cosa se ne fanno anche del frammento di cuore, cioè. Aumentano la loro vitalità di NPC. No, porco Dio! Vabbè. Vabbè, va bene così, basta che sei tu il più alto. Vabbè, però, sai, con una cifra alta li stordivi. Cioè, Però poi tanto se si riprendono. questi hanno soldi all'infinito in pratica. Eh? Cioè. Sì, sono tipo gli esseri più potenti del mondo, questi qua, sono ricchissimi. La Madonna!
Minchia, zii, 60 sono tante, cazzo. Devi fare 30 per stordirli. Vabbè. Perché non ti ne fai adesso il ghiattone? Ha detto così, ha detto lui. Non si può essere più idioti. Ok, rilancia di 10, tipo. Ah, boh, non me ne racco. Cioè, boh, si è finito da solo con quella bara. A caso. Vai, vai, vai. Che rimanono meno storditi. Oh, vaffanculo, porco dio. 283. 100 il sommino. Ma che cazzo te ne fai del frammento di cuore? Idiota. Fai 230, dai. È uno a cui serve, non sono un figlio di papà. Ha bisogno del frammento di cuore. Voi non fate un cazzo, non siete mai stati in un dungeon in vita vostra. Che palle sta gente, veramente. Perché cosa fanno se le spongono in casa? Non ho capito. Cioè, vabbè, Dio Madonna, cioè... 5 secondi. Se offri 350 abbiamo vinto, secondo me. Non si dipende entro 5 secondi. Fare come sale. Boh. Tanti soldi ce li abbiamo. Yes. Ma guarda te. Le cose che ti piacciono tanto... Non ci pensiamo più. Mappa dei cuori di mare. C'è la mappa? Boh, adesso vediamo. No, questo non ci interessa. O meglio. Sì, puoi anche comprarlo, però per 40 rupie ovvio no. Fai a nulla. Sì. E i chiattoni comprano anche queste minchiate. Vabbè, dai, ci sta. C'è qualcuno che deve rompere i coglioni durante l'asta, ci deve essere. Se non usano gli NPC, non so cosa devono usare. Cioè, ah, è anche giusto che. Cioè, usa migliaia di altri personaggi come me che sembrano che facciano le stesse cose, dai. Cioè. Almeno. Poi devo andare a recuperare queste cose, sto qua, poi faccio due domande anche su questo. Anche lui magari fa il trucco se tu chi sto qua. Sì, te frego. Ma si può chiamare. Da una parte ti guadagna e dall'altra gli entra. Di nuovo sta fuffa. Che palle. Sai che è capace che se non la prendiamo rimane lì all'infinito. Eh? Alzare di brutto l'offerta e poi. Una tattica che si fa al fantacalcio, quella di all'inizio partecipare all'asta di un giocatore, così aumenta, cioè più che costa parecchio poi a comprarlo da chi lo compra, diciamo. Sai, se non lo vuole, se dice nessuno partecipa lo prendi a uno, a un fantamilione, invece poi partecipa non lo prende di più. Eccola qua. Vabbè, meglio così. Ah, 5. È una mappa di merda, però. Come fa sto chiattore a prendere più veloce di te, scusa? Ma secondo me loro non... Non lo fanno, certo, però è per dire. Non va bene sta cosa. Ah, mi avrei aspettato a offrire. Mancano ancora un bel po'... Boh. Ma offri troppo per lo stordire, cioè devi fare 50, to. Ah, non sono storditi. Ma andate a fare in culo, gliattoni. Culatoni. Ma come? Nome di social. Boh. No, vaffanculo. Ho rinunciato. Ci posso credere, ragazzi. Ma non potevano fare così, che dovevi tenere premuto e si caricava. No, uno deve far così condannato. C'era la mappa e c'era la mappa e ce ne siamo andati. Ma vaffanculo.
sto cazzo proprio. Vabbè. Dai. Facciamo che ci sia di nuovo, dai. E altre volte mi devo rivedere tutti i partecipanti, che palle. Ma vaffanculo. Cazzo. Non bisogna mai rinunciare quando c'è. Mica l'ho fatta apposta. Mi sembra un sogno. Ma che cazzo. Grazie a tutti. Lo credo bene che ringrazio con tutti i soldi che ti danno. Panzone squimento. Con tutti i soldi che hanno sti chiattoni dell'Isa. Sì, ringrazia, ringrazia che qualcuno viene ancora a combattere sta porcheria. Oh, vabbè. Più che cazzo è asta clandestina, perché solo di notte si svolge? Non mi convince neanche sta cosa, va. Pensate che storia. Dai, speriamo che c'è la mappa sta. Dai, esci, vieni. Mi sa più per culo questo. Ma ne ha diversi di questi affari qua, è pieno. Vuole vendere questa roba a tutti i chiattoni dell'isola. Sembra gli stessi, cioè, vabbè. Beh, gli affissi del. Cioè, i cognati degli abitanti sono 4 in croce in quest'isola, quindi non è che puoi andare molto fuori. Sempre gli stessi idioti. Sempre loro hanno il portafoglio. Probabilmente. Sì, è un tesoro. Basta, porco Dio! Rinunciamo, cosa ti dico? Eccoli qui, i 6 dell'Ave Maria, signore. Il ritorno di questi 6 idioti. C'è poco da ridere, ragazzi, c'è veramente poco da ridere. Vaffanculo. Diciamo che è piuttosto raro la mappa del tesoro. Ma cosa c'è stata? È raro. Per l'appunto. Cioè. Inizio a pensare che il gioco voglia che noi compriamo qualcosa di questo nell'asta. Eh no, perché te l'ha data prima che si comprarlo. Sempre i soldi. Sempre quelli ci sono. Ma vaffanculo. Che facciamo? Esci, niente. Abbandono? Tutta roba purtroppo, cioè devo dire la verità, mi piacerebbe che vivessimo in un mondo in cui questo è fantascienza, invece purtroppo no, è il mondo reale. È così. Porco Dio! Avete rotto il cazzo questi portafortuna! Muovete il culo, porco Dio! Perché mi sa che ha... Sì. Questi mi sa che sono tutti e due... Sì, c'è un po' di tesori da recuperare. Ma che palle, Dio buono! Un'altra volta! Porco Dio, Madonna, Dio can, Dio. Tre. Ci proviamo a sto giro a fare l'orso normalmente. Poi sempre uguale costa la porta fortuna di base. Visto attraversano uno di quei ponti traballanti con una macchina. Sì, l'ultimo Fast and Furious. Bene, l'ho visto ieri in un film d'animazione che
che doveva portare al cinema Dignity, ma poi è stata data in esclusiva su Prime, che nel frattempo manco c'è più, proprio non è più neanche disponibile, quindi ho dovuto scaricarlo. Si chiama The Wonderland. C'è questa parte dove sono arrivati a uno di quei classici punti di questo tipo di storie e hanno attraversato la macchina. Prima volta che ho visto una cosa del genere. Vabbè. Vabbè, dai, esce, continuo. Se non te ne frega un questo, se nel magazzino c'è 3.000 di quei così, di quei porta felicità e una mappa. Vabbè, non offrisse top 20, 10 per... magari uno parteciperebbe pure. Però, San... Ma neanche, cioè... Vabbè, però... Sì, ne vorrebbe già più la pena. Dammi... Ma già solo un 2. Perché si triggerino, vabbè, normale. Vabbè. Infatti nel gioco tu devi mettere le cose che la gente le trova facile, perché sennò la gente poi si scazza. E poi giustamente dici, Zelda ha avuto poco successo però anche per ste cazzate. Vedi? Cioè, uno dopo un po' si rompe i coglioni, cioè. Volete... C'è da dire che io direttamente evito una roba del genere, eviterei di farla, non è che smetto di giocare questa roba. Cioè. Smettimi di. Tra l'altro. Nella realtà però. Sì. Magari lunedì anche sull'isola Tavo. Io ce la sai che c'è, non faccio, non vendo la mappa. Non vuole vendere la mappa. È inutile. Vabbè, scorri la notte. Esci dall'asta e scorri la notte di nuovo. Un po'. È una cazzata. Per The Wild 2 una cosa da fissare. O no? Inserisci tu l'ora che vuoi finire il bivacco. Non è difficile. Oh. Ma basta! Dio porco! Secondo me è un porta felicità anche questo. Yes. Guarda, vorrei sbagliarmi, ma purtroppo non è così. Porca. Guarda tutti questi problemi nel suo tempo. Cioè, te appena apparso si vede l'aver ripreso, chiaramente. Compralo, dai, basta. Compra sta roba, magari cambia la musica, dai. Probabilmente le recuperiamo con un tesoro. Asfegio, uno in più. No, che poi devi offrire di nuovo. Vabbè, uno mentre finisce, sai, non si sa mai. Metti uno che fa offrire 200. Dai, 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 vediamo cosa succede. Ah. Dio porco. Manco fosse d'oro. Tu dici di salvare adesso? No, esci e rifai. Col cazzo che salviamo questa roba, cioè. Porca miseria, così non ci rimangono abbastanza robe per fare quella roba d'oro. Tana, maiala. Speriamo di recuperare qualche tesoro qui e là, che ci dia un po' di rupio, no? Adesso fai il bravo. 200 rupie ti sei preso con una collana. Adesso fai il bravo. E collana di merda, tra l'altro, che puoi prendere dai miei amici a zero. La quantità industriale a zero, cioè. Porco Dio. Cioè, ma si può? Questo abbiamo vinto. Attento a non sbagliare, sto giro.
8 secondi. Tu dici che... Vai, vai, carica, carica, carica. 4, 3, 2, 1. Basta, 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 basta. Vabbè, offriamo una... in più. È nostro. Cioè, gli hanno pagato questo quasi uguale all'altro, ma si può. Ma vaffanculo, cazzaro. Cazzaro.